Non è certo un bello spettacolo quello che si può vedere in via Donizetti nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Il marciapiede è stato usato come discarica da qualcuno che, piuttosto che rivolgersi al servizio preposto per il ritiro dei rifiuti ingombranti, ha preferito abbandonare un water e dei bustoni di spazzatura lì sul marciapiede. Un comportamento che viene adottato spesso e volentieri dai soliti maleducati, in questa come in altre zone della nostra città, e al quale finora non è stato posto rimedio. Non valgono gli inviti al buon senso e al rispetto del bene comune. In molti cittadini prevale il senso della maleducazione e del poco rispetto, tanto del decoro pubblico quanto della incolumità del resto dei cittadini, che devono, per oltrepassare gli ostacoli sul marciapiede, camminare sulla strada a loro rischio e pericolo. Ci vorrebbe più controllo da parte degli organi competenti, oltre naturalmente, ma è superfluo ricordarlo, una buona dose di rispetto della città da parte di tutti. Sarà lo splendido mare di Alghero a fare da cornice al Sardegna Pride, grande parata che sabato 28 giugno 2014 chiuderà una settimana di iniziative con dibattiti, mostre, cinema, teatro, feste e spettacoli. Il corteo attraverserà le principali vie della città, costeggiando le bellissime spiagge algheresi di Mariapiede e Lido, per concludersi al porto dove avrà luogo il grande spettacolo di chiusura delle manifestazioni del Sardegna Pride. Il percorso del Sardegna Pride inizierà a maggio e prevede un fitto calendario di iniziative che da Sassari a Cagliari segneranno il percorso di Querissima, gioco di parole fra Querissima e Queer, ovvero i 40 giorni di passione queer che separano il 17 maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, e il 28 luglio, giornata mondiale dell'orgoglio gay. Il tema scelto per l'edizione 2014 è sessualità, sessuofobia, omofobia, ma troveranno spazio anche altre tematiche come le famiglie gay e lesbiche, l'omogenitorialità, il bullismo e la formazione ad una cultura del rispetto e della differenza. Sono 4.761 su circa 10.000 utenze i contatori interessati dalla campagna di ammodernamento dei sistemi di misurazione dei consumi idrici delle utenze avviata in questi giorni nel comune di Porto Torres. Il parco contatori era particolarmente obsoleto con più di 10 anni di attività e la vita media di un apparecchio in termini di corretta misurazione di efficienza, oltre i 10 anni, tende a sottoregistrare i consumi con un valore di errore sempre crescente nel tempo, che si può stimare in circa il 10% dei consumi giornalieri di un'utenza domestica. I nuovi contatori, assieme alle letture effettuate con palmari e fotografie, introducono elementi di certezza e garanzia del cliente sulla corretta fatturazione dei consumi. Il piano di ristrutturazione aziendale prevede l'ammodernamento del parco contatori nei 2/3 dei comuni gestiti. Qualora i clienti non fossero in casa al momento del passaggio dei tecnici di Abanoa, viene lasciata una comunicazione contenente la matricola e la lettura del contatore sostituito che farà fede per la successiva fatturazione. In un'ottica di completa trasparenza dell'attività, gli operatori eseguiranno la rilevazione fotografica del contatore sostituito in modo da prevenire eventuali contestazioni grazie a una fotografia oggettiva della lettura. Eccoci di nuovo insieme con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo che siamo visibili in rete sul sito www.telegin.tv, è possibile rivedere l'archivio dei nostri notiziari, le nostre produzioni e vi ricordo anche della diretta, cioè in qualunque punto del mondo vi troviate potete semplicemente con un click vederci in tutto il mondo. Questa è la nostra novità. Vi leggo un comunicato della ASL. La Palazzina 1 di Rizzeddu è pronta ad ospitare il primo asilo aziendale della ASL di Sassari.
I lavori per il recupero dell'antico edificio, risalenti ai primi del Novecento e che per oltre 80 anni era stato utilizzato come reparto maschile per i malati mentali dell'ex ospedale psichiatrico, si sono conclusi da qualche giorno e nei giorni scorsi il direttore generale della ASL, Marcello Giannico, ha effettuato un sovralluogo accompagnato dal progettista e direttore dei lavori, l'architetto Domenico Canu, e del responsabile unico del procedimento, l'ingegner Antonio Zara. L'opera rientra nell'ambito di un progetto più ampio che ha visto il recupero di altri edifici storici del parco di Rizzeddu. La ristrutturazione della Palazzina 1, la cui progettazione definitiva è stata elaborata dall'ufficio tecnico dell'ASL, è stata realizzata dall'impresa Esposito Costruzioni, vincitrice dell'appalto. L'edificio sorge nel grande parco di Rizzeddu, al confine con il parcheggio dell'INPS, in un'area adiacente al Dipartimento di Salute Mentale e del Consultorio Familiare. Il costo complessivo dell'opera si aggira intorno ad 1.180.000 euro, 850.000 finanziati dall'assessorato regionale all'igiene e sanità mentale, mentre la restante parte è stata messa a disposizione dall'ASL di Sassari. La riutilizzazione degli ambienti, circa 1.100 metri quadri, conservano inalterate le peculiarità strutturali e architettoniche dell'edificio, come concordato con l'architetto Daniela Scudino della Sovrintendenza ai Beni Culturali. La struttura, una volta arredata, sarà in grado di ospitare 52 bambini, 16 tra i 3 e i 12 mesi e 36 bambini da 1 a 3 anni, prevalentemente figli di dipendenti ASL. La gestione verrà affidata entro l'anno ad una ditta esterna tramite bando di gara. Il piano terra verrà adibito a micronido, parte destra dell'edificio, ad asilo nido a sinistra e alcuni servizi generali, la cucina, la lavanderia, la stireria ed altri locali per il personale. Al primo piano saranno invece ubicati gli uffici della direzione, l'ambulatorio medico e gli spogliatoi del personale. È prevista inoltre la realizzazione di una sala polifunzionale, una ludoteca, una biblioteca e una sala per la musica e l'informatica, nonché una palestra teatrino in grado di rendere la struttura una vera e propria casa del bambino aperta a tutti i bimbi. Nella zona dedicata ai lattanti sono previsti spazi per il riposo, un locale per il cambio, una cucinetta ed i relativi servizi. Nell'area per i divezzi il progetto prevede anche 3 zone dedicate all'attività didattica e riposo, al gioco, pranzo, quindi un guardaroba e servizi igienici. Sul retro dell'edificio si trova infine un ampio giardino alberato di circa 1.700 metri quadri, dove verrà realizzato uno spazio attrezzato per poter permettere l'attività all'aperto. Questo era il comunicato della ASL. Io prima di chiudere volevo fare gli auguri a Michele, che nei giorni scorsi ha compiuto gli anni, quindi buon compleanno a Michele, che è un nostro assiduo telespettatore, noi lo salutiamo. Poi volevo salutare la signora Giovanna, che insomma mi segue sempre, io le sono assolutamente grata, la ringrazio. E poi volevo fare gli auguri a Pierpaolo ed Emanuela, che oggi si sposano, anzi si sono già sposati, quindi tanti tanti auguri di una grande, grandissima felicità e soprattutto di una lunga vita insieme. Mi fermo qui come sempre, vi ringrazio per essere stati qua con noi anche oggi, vi auguro un buon fine settimana e l'appuntamento è rinnovato come sempre alla prossima. Ciao e grazie. Brevi dalla Sardegna, Regione. I prezzi per la prossima stagione estiva sono proibitivi. È la denuncia dell'Unione Nazionale Consumatori che, nonostante le multe e le sanzioni applicate alle compagnie di navigazione, mantengono i prezzi dei traghetti per la prossima stagione, ma non solo alti, ma addirittura proibitivi per le famiglie che si vogliono spostare in Sardegna. Nonostante la multa dello scorso giugno dell'autorità antitrust alle compagnie di navigazione che fanno cartello in Sardegna, i prezzi dei traghetti per la prossima stagione estiva risultano ancora proibitivi. E quanto dichiara Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori. Ogni anno, quando i consumatori più previdenti iniziano ad organizzare le vacanze estive, gli sportelli vengono presi d'assalto da cittadini indignati dal costo dei traghetti per la Sardegna. Il problema è ben noto, tanto che lo scorso giugno l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato a seguito di una denuncia da parte
parte dell'Unione Nazionale Consumatori, le compagnie colpevoli di cartello, ma a quanto pare ben poco è migliorato per quanto riguarda i prezzi dei biglietti. L'auspicio è quello rivolto al prossimo presidente della regione, che monitorizzi da subito il comportamento gestionale delle compagnie, facendo in modo che la stagione non venga compromessa dai costi esorbitanti del trasporto marittimo, che ancora una volta penalizza la Sardegna e il suo vero traino economico, che è l'economia turistica.
Fino al 10 marzo possono essere presentate le domande per l'assegnazione dei contributi per borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione nell'anno scolastico 2012-2013 e la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2013-2014. Per informazioni www.comune.sassari.it. È stata ripristinata la viabilità in Viale Trieste tra Viale Umberto e Viale Caprera, come era prima dei lavori di consolidamento. Possono infatti transitare anche i mezzi pubblici. Sabato 15 febbraio, Teatro Smeraldo Sassari, ore 20:30. Lusogno, commedia in tre atti in lingua sassarese di Ugo Niedda. È stata pubblicata sul sito web del Comune di Porto Torres la graduatoria della selezione per il servizio civile nell'ambito del progetto A Porte Aperte 2 promosso dal Comune di Porto Torres. La graduatoria è consultabile nella sezione Servizio Civile alla voce I Bandi. TG Informazione e Approfondimento, orari messa in onda. Dalle ore 13 alle ore 15:30, dalle ore 18:30 alle ore 20:45, dalle ore 22 alle ore 23:30.